Buonasera, oggi prepariamo dei peperoni ripieni di carne macinata. Questa è una ricetta semplicissima, è un piatto unico che va ancora bene per le nostre temperature invernali. E per realizzarla ci serviranno 5 peperoni di questa grandezza, io ne ho presi 5, di questi peperoni che hanno la forma a cornetto, che è l'ideale per essere appunto riempita, circa 400 g di macinato di manzo, ho scelto un pezzo parecchio magro, del pane grattugiato, 100 g più o meno di parmigiano reggiano, un uovo, uno spicchio d'aglio, olio, sale e pepe, e metteremo anche un pochino di salsa barbecue, che oramai da quando l'ho scoperta è diventata, tra parentesi, un ingrediente segreto. Ma veniamo alla preparazione, che è semplicissima. Benissimo, la prima cosa da fare è accendere il forno, naturalmente a 250 gradi, in modo che lo avremo bello caldo. Poi prendiamo la nostra carne macinata, la sistemiamo in una ciotola, la saliamo, quindi mettiamo il sale, mettiamo un po' di pepe, un po' di pane grattugiato, l'uovo, ecco qua, un bell'uovo, questo è gigante ma va bene, del parmigiano reggiano, del parmigiano appunto grattugiato, e il nostro ripieno è pronto praticamente. Adesso aggiungeremo un po' di salsa barbecue. Questa è una ricetta anche molto veloce, perché in realtà una volta riempiti i nostri cornetti, i nostri peperoni, ed è molto semplice da fare, la mettiamo in forno e poi noi possiamo fare le altre cose, insomma, senza starla più di tanto a controllare. Aggiungiamo un po' di salsa barbecue, questa, se la conoscete, uno si regola perché dà un sapore un po' dolciastro. Adesso la mia era in frigo, ma eccola qua, a me piace tantissimo, è una cosa veramente portata dagli americani che è stupenda. Il nostro ripieno è pronto. Adesso ci dedichiamo a preparare i nostri peperoni. Anche questa è un'operazione molto semplice, io li ho lavati, li asciugo. Dobbiamo semplicemente tagliarli nella parte alta e togliere tutti i semi che ha internamente. Al limite, se uno si rompe non succede niente, uno lo riempie e poi lo ricompatta un po' con le mani, anche perché quando hanno una forma particolarmente storta come questo non è facile andare nella lunghezza a portar via le pellicine bianche e i semi che ha internamente. Ecco, adesso questo è pronto. Ne prepariamo un altro, poi li risciacquiamo un attimo con l'acqua in modo che se c'è qualche altro semino viene via, ma niente di complicato. Ecco qua, viene via tutto. Adesso io li finisco e li risciacquo un attimo sotto l'acqua. Benissimo, i miei peperoni sono pronti per essere riempiti. Io mi sono accorta che non ho messo l'aglio, sono ancora in tempo, lo voglio mettere nel ripieno perché dà parecchio carattere a questa ricetta, quindi lo mettiamo. Ne metto giusto uno in modo che non si senta tantissimo. Qua, giusto una puntina d'aglio fresco. E
e adesso possiamo riempire i nostri peperoni. Si procede così: si prende una placca da forno con della carta forno, naturalmente, li saliamo leggermente, cerchiamo di far entrare il sale all'interno del nostro peperone, li possiamo battere un po' in modo che scenda, e poi li riempiamo con la carne macinata. Ecco qua. È una ricetta molto semplice ma molto molto gustosa. Prendiamo un altro peperone, lo saliamo. E lo riempiamo. In questo modo si possono fare anche altre verdure, si possono fare delle patate, si possono fare delle zucchine, anche le melanzane si possono fare ripiene di carne macinata. Ma quando uno trova i peperoni, questi piccolini e lunghi, questi sono davvero l'ideale. Ecco qua. Poi tra l'altro è una ricetta che ci si mette davvero poco tempo. Ecco l'ultimo. Poi ora, come si fa sempre, li ripassiamo perché abbiamo ancora della carne. A questo punto dovremo lavorare con le mani in modo che la carne scenda bene fino alle punte, e cerchiamo di riempirli, di farci entrare tutto il ripieno che abbiamo preparato. Questo è più antipatico perché ha proprio, è proprio storto tanto, ma non succede niente. Anche questo. Ecco qua, la ricetta è fatta davvero nel tempo che è durata questa ripresa. Ci vogliono veramente pochi minuti. Abbiamo utilizzato tutto il nostro ripieno, sono pronti, li sistemiamo bene sulla placca, li mettiamo magari incrociati. Ecco qua. Un filino d'olio. In questa ricetta veramente non abbiamo messo niente di grasso, quindi è anche una ricetta light, se vogliamo. E adesso vanno in forno per il tempo che ci vorrà, che saranno pronti, diciamo sicuramente 25 minuti, 30 minuti. Adesso facciamo 25 minuti, poi li controllo. Ed ecco qua il risultato finale dei nostri peperoni ripieni di carne macinata. Sono un piatto veramente gustoso. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci.